questo momento è come se la società civile di Milano, che è sempre stata una risorsa, che è sempre stata una grande ricchezza, si fosse un po' addormentata, ci si fosse spenta un po' quella coscienza civile che è sempre stata una caratteristica di questa città. Le periferie sono un punto debole sia della giunta che amministra Milano sia di questa città. Sulle periferie è mancato da sempre un serio e vero investimento e sulle periferie è sempre mancato un progetto. Oggi si parla di città metropolitana, ma la città metropolitana potrà nascere soltanto se rinasceranno le periferie di Milano. Tu la conosci via Borsieri, no? Come no, il Blue Note di Milano. Il Blue Note, ma non solo. La via anche della vecchia Mara. Era fisso che si scrutava nella notte, qualche passava avanti a lui con carabinieri, insomma un disattrica arriva e un metro notte, ancora piegando la faranca un plissé. Mi ricorda quando siamo venuti nel 2007, gira in questa via, siamo venuti qui nel 2007 con il camper del Corriere, e siamo stati assediati dagli abitanti perché lamentavano un aumento esponenziale di furti, di ruberie, di spaccio, di prostituzione. Ecco, penso che quella denuncia abbia portato a questo quartiere un certo riscatto. Questa dovrebbe essere piazzetta Archinto, se non mi sbaglio. Sì. Ecco, questa era una piazzetta infestata dallo spaccio e adesso vedi, io la vedo completamente ritrovata e hanno fatto anche giochi per i bambini. Noi abbiamo fatto una battaglia proprio perché qui vicino c'è una scuola elementare. I bambini si trovavano ad attraversare questo angolo in mezzo alle siringhe. Le scuole si sono impegnate e hanno trovato tra i genitori una raccolta di fondi, hanno fatto mostre, sono riusciti a realizzare questi giochi. Noi li abbiamo appoggiati, abbiamo spinto la loro battaglia e questo angolo, un po' parigino se vogliamo, di Milano, è come rinato. Eccola qui la scuola. Marino, a Roma adesso ha lanciato i fori come idea centrale per far capire che c'è un cambiamento in atto. Secondo te quali potrebbero essere i fori milanesi? La zona di Porta Ticinese, ad esempio, i Navigli, che sono l'elemento realmente caratteristico dopo la cattedrale di Milano. Hai perfettamente ragione, i Navigli, però io sono convinto, ritorno al discorso che facevamo prima, che questa zona che noi stiamo attraversando, che è una zona museale, che è una zona molto vivibile, che è una zona pedonale, una zona dove potrebbero esserci centinaia, migliaia di biciclette tutti i giorni, ecco, questa è una zona che potrebbe segnare una rinascita culturale di Milano. Ci si aspettava davvero questa rivoluzione arancione, una rivoluzione ambientale, una rivoluzione proprio nei modi anche di intendere la vivibilità urbana e cittadina. In realtà i primi tempi sono stati di grande attesa e di tanti litigi, per cui questa situazione mi ha spinto a lanciare una sorta di allarme e di dire: ma la tanto decantata rivoluzione forse sta lasciando un senso di straniamento anche nei milanesi che l'avevano sostenuta. Adesso sei entrato per esempio in Piazza del Carmine, posto meraviglioso, uno dei posti più belli di Milano, amatissimo dal mio grande amico e milanese per eccellenza Guido Vergani, e devo dire che certe suggestioni che offre Milano in alcuni momenti sono impagabili. Oltretutto stiamo vedendo anche una Milano pulita e questo è un dato forse che si può sottolineare, penso proprio di sì. Quella che mi sembra che stai delineando tu come possibilità futura di un'identità diversa di Milano è un'identità fortemente caratterizzata sulla produzione di contenuto e contenuto culturale. Vero. Ma c'è una classe intellettuale in questa città in grado di farla, questa produzione? Guarda, è necessario un ricambio. Qui stiamo attraversando Piazzetta Vergani e siamo in Largo La Foppa e mi viene in mente anche qui un suggerimento proprio di Guido Vergani. Il suggerimento era: bisogna far uscire a Milano i nuovi, i creativi, i talenti, i nuovi talenti. Vedi, qui in Corso Como, adesso passiamo davanti, tra le tante vetrine, a un negozio, si chiama Comoletto e vende gli spinotti per le prese della corrente. Ecco, questo negozio è sopravvissuto in tutto questo popò di
negozi di moda, di fashion, tutto questo non è sparito. Ecco, io penso che la capacità di Milano di coniugare il vecchio e il nuovo può essere la chiave di volta proprio per il nuovo sviluppo di Milano. Qui siamo alla parte dolomitica, ecco, vedi, guarda, qui davanti a noi c'è il palazzo dell'Unicredit, realizzato dall'architetto Cesar Pelli, e soprattutto c'è la realizzazione più imponente, insieme poi a quella che si vedrà dopo del nuovo Pirellone, del quartiere Garibaldi Repubblica. Oh, ma quartiere... ne avevamo davvero bisogno di un nuovo Pirellone con quello che è costato? Vuoi il mio giudizio? Sì. No. È stato l'ultimo brutto regalo di Formigoni? Ma direi che forse sì, un trono inutile. Ogni autunno arriva un po' come una sorta di appuntamento inutile, la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, prima al Pirelli, in cui il presidente della regione illustra il piano antismog. Esatto. Credo che oggi uno dei passaggi fondamentali sia quello di portare il paese, cioè quindi l'Italia, ad avere un piano antismog per tutta l'area padana, anche sull'area C. Sono state dette alcune bugie, si è detto che era una misura contro lo smog. In realtà no, non era contro lo smog, era contro il traffico, semplicemente contro esatto, per bloccare il traffico e per rendere più vivibile una zona di Milano. Contro lo smog serve altro, bisogna creare quella mobilità dolce che alcune grandi metropoli sono riuscite a costruire. Londra, per esempio, il suo piano di risanamento contro lo smog ce l'ha. Però è un piano nazionale. Voto sulla città? Voto sulla città, oggi di incoraggiamento, anche perché ci stiamo preparando a un grande appuntamento, tra il 6 e il 7.